Siamo con le sorelle Vitulano, insomma, siete tre sorelle figlie di una grandissima persona che ancora una volta è stata ricordata. Settimo Memorial, un grande successo. Sì, siamo già arrivati alla settima edizione, per noi ogni anno è un'emozione ogni volta unica. Quest'anno siamo molto soddisfatte, c'è stata una grande risposta da parte del pubblico, soprattutto ai campi di stagno, e anche oggi sono venuti in tanti per vedere del buon calcio e per ricordare anche mio papà. Tutto organizzato alla perfezione da voi. Perfezione non lo so, diciamo che di anno in anno ci segniamo sempre qualcosa da migliorare per l'anno successivo. Lo staff è rodato, io vorrei solo ringraziare tutti i ragazzi che vedete con la maglia staff, che sono amici, che si prodigano per noi in questi tre giorni e non solo, e fanno tutto solo in memoria di mio papà. Qual è stata la cosa più bella ed emozionante di questo Memorial? Ce ne sono tante, dal primo fischio d'inizio fino all'ultimo, al nostro abbraccio di fine Memorial, ogni cosa porta un'emozione grande. Cosa avrebbe detto vostro padre? Avrebbe sicuramente commentato su qualche ragazzo, qualche giocatore, lui viveva per il calcio giovanile, quindi avrebbe sicuramente commentato le partite. Sono state tutte grandi partite, poi ha vinto la Juventus, però come dicevate lo spirito è quello che conta. Sì, quello che si respira è quello, il livello tecnico di anno in anno è sempre più alto, però quello che contraddistingue questo torneo è l'ambiente, l'aria familiare che si respira. Che cosa si prova rientrando qui all'Armando Picchi? Io ci rientro solo per il Memorial, quindi è un'emozione incredibile.